In merito al mutamento che sta subendo la cinematografia internazionale. Quello che un tempo era il grande schermo, oggi si sta trasformando in un piccolo schermo, il cinema sta cambiando e dalle sale cinematografiche adesso si è arrivati appunto agli smartphone, ai computer con le nuove piattaforme di intrattenimento. Ecco, le chiedo che cosa ne pensa, se questo quanto possa influire appunto sul modo di fare cinema. Grazie. No, I'm a dinosaur. I'm a dinosaur, io. And I'm happy to be a dinosaur. E ne sono più felice. So, parlando del sottoscritto verso a me, mi sono chiesto, mi chiedo, quando è l'ultima volta che sono andato al cinema? Devo dire che è tantissimo tempo fa. Sicuramente la pandemia, il Covid, no, ha modificato radicalmente le abitudini anche di fruizione dei film e del cinema, ma anche prima, con l'avvento di tutti questi vari dispositivi smart, è cambiato il modo di godere il film e molto spesso non si va più nelle sale cinematografiche a vederlo. E questo ovviamente ha comportato un cambiamento. D'altra parte consente però ai piccoli film indipendenti che avrebbero e che hanno grandissime difficoltà a essere diffusi, a essere visti su larga scala, consente invece di poter essere visti da un pubblico molto molto più ampio. Quello che manca però è certamente il senso di comunità, il fatto di vedere un film, di godere un film insieme come gruppo, che poi è quello che ha dato origine alla storia, alla narrazione, gli albori. Gli inizi sono stati quelli proprio di persone sedute intorno ad un fuoco dove magari qualcuno diceva: vi ho mai raccontato la storia di, e si lanciava nel racconto, e questo racconto era un racconto a vantaggio di tutti i presenti. Ecco, questo è un qualcosa che sicuramente oggi manca.